Tu lo conosci, Ugo? Io lo conosco. Ugo è un assistente personale che praticamente guida la macchina di una persona quando questa non ha voglia, non è in grado di farlo. Serve a salvare patenti, Ugo? Serve a salvare patenti, vita, ma anche semplicemente quando una persona è stanca o vuole fare bella figura con la propria fidanzata o con gli amici, può chiamare un Ugo e questo sarà a sua disposizione per tutto il tempo che la persona vuole. E la differenza con un autista normale che in realtà guida la tua macchina, giusto? Esattamente. Ugo arriva e guida la tua macchina, accompagna il cliente con la propria macchina. Ugo è un'idea che nasce da un viaggio di Alessandro, l'altro ragazzo all'interno del team, e nasce in Corea. Noi abbiamo strutturato meglio utilizzando un'applicazione, una piattaforma, quindi un'app scaricabile dagli Apple Store o dal Play Store, quindi per Android, e mette in comunicazione quelli che sono gli Ugo con la domanda, quindi con la domanda da parte dei clienti. Come facciamo a riconoscervi? Ugo ha un papillon bellissimo azzurro e sono tutti in camicia e in pantalone dell'abito. Ugo presenta Milano, a Santa Margherita e Rapallo, quindi nel Golfo del Tiguglio, e a breve sbarcherà anche a Roma e nelle grandi altre città italiane. Quanti siete? Attualmente a Milano ci sono 100 Ugo attivi sulla piattaforma, nel Tiguglio in realtà sono ben 20 Ugo. Abbiamo lavorato tutta l'estate col Covo di Nord-Est e il Miami. Abbiamo fornito il servizio, abbiamo fatto in media una decina di servizi a weekend. Questo ha permesso di portare a casa in totale sicurezza i nostri clienti, salvaguardare le loro patenti e salvaguardare anche la vita delle altre persone che erano sulla strada. Che caratteristiche deve avere una persona che vuole fare Ugo? La persona che deve fare Ugo per applicare e quindi per diventare un Ugo deve avere 20 punti sulla patente, la fedina penale pulita e almeno 3 anni di patente. Il servizio non è attivo solo la sera ma anche durante il giorno. Le persone possono chiamare un Ugo per essere accompagnate nelle faccende domestiche, per esempio essere accompagnati a portare la spesa a casa piuttosto che portare l'acqua. Inoltre l'assistente personale può seguire le persone anziane o le persone disabili ipovedenti per le loro faccende quotidiane, per esempio andare all'ospedale piuttosto che andare a fare una visita medica o semplicemente appunto andare a fare la spesa. Ugo non è soltanto un autista ma è un servizio. È un assistente personale a 360 gradi, può guidare la tua macchina ma può anche accompagnarti a fare shopping. Ugo è disponibile su Facebook a Ugo App Social o se no sul sito web www.hellougo.com. È disponibile l'applicazione Ugo Personal Assistant sull'Apple Store e sul Play Store. Tu lo conosci, Ugo?